Benvenuti a questo nuovo Vlogmas. Dal giorno 12 ci spostiamo al 14. Eccola qua la nostra ricetta alla ninna. E Mickey Mouse ci comunica che mancano 11 giorni al 25. Siamo al calendario dei pelosi e qua ci sono altre salcicciotte e un ossicino. Slurp, slurp. Siamo al calendario della Kills, giorno 13, che qua già c'è scritto dietro cosa c'è. C'è una crema per il viso da uomo, quindi questo qui lo regalerò sicuramente a mio papà. Dov'è? Eccola qua. E poi al 14 invece c'è un siero super rimpolpante, eccetera. E quindi questo lo proverò sicuramente. Giorno 13, calendario avvento Lancome. Wow, che bella boccetta. Re-Energie Nuit Multilift. Bella grande, eh? Ma ci picchia, 15 ml. 14, tutto impacchettato. Cosa sarà? Rossetto, forse? Lo faccio, vediamo. Rouge, wow, che bel colore rosso, ci gusta. Vediamo, facciamo lo swatch. Buonanotte, perché sì, è ora di andare a letto. Come vedete io sono struccata, senza trucco, senza inganno. E si è ripresa la vita normale perché la Lombardia è diventata zona gialla e fortunatamente si sta recuperando come se non ci fosse un domani il lavoro. Vi volevo mostrare in questo video la mia night routine, con pochi prodotti però molto potenti, che adesso sto già usando da un pochettino, mi trovo molto bene. La pelle, ricordatevi che la notte ha bisogno proprio a parte di riposare, che il sonno è fondamentale, ma anche di prodotti belli strong, un po' a tutte le età, però poi dopo quando si diventa over ancora di più. E quindi niente, adesso vi lascio alla night routine. Allora, qui mi sono già struccata, è inutile fare la routine, far vedere come ci si strucca. Io uso le salviettine struccanti, queste adesso che avevo, e poi uso l'acqua micellare, questa qui della Natural Republic, che vi avevo già mostrato nella routine di mesi fa. E praticamente dopo un po' che si sia struccati, ovviamente un po' di nero esce ancora sotto gli occhi, e allora con due cotton disc vado subito a pulire e sistemare. Adesso queste sono le fasi proprio finali che si va a letto. Mi raccomando che anche se si va a dormire, cerchiamo sempre anche con la testa di avere i capelli puliti, anche se non ho avuto tempo, cioè cerchiamo un attimo di organizzarci in modo... Io mi vedo bruttissima, mamma mia, però vabbè, fa niente, cerchiamo comunque di essere per noi stessi. Io ad esempio non potrei mai andare a letto con i capelli sporchi, mi sentirei veramente male. E cosa fare? Allora, bisogna idratare tantissimo la pelle, soprattutto per le over, ma già le over 35, a parte sempre, ma già a 30 anni, a 25, poi 30, 35 ci sono gli scalini, poi dopo i 35 ancora di più. Però io ve l'ho sempre detto che il passaporto per il futuro per la pelle ce la facciamo già a 20 anni. Allora, avevo preso da Sephora e mi era andata bene due miniature di Estée Lauder, guardate, di questi due campioncini miniature a 9,90 €. Quest'estate ne avevo presi due pacchetti perché ho detto cavoli, questo qui è un siero potentissimo, è famosissimo, che si chiama Advanced Night Repair, che penso lo conoscete. La boccettina grossa costa più di 100 € circa, e questa è la crema abbinata. Quindi adesso sto facendo questi due abbinamenti. Ecco qua, questo è il siero.
Bisogna metterlo anche sul collo. Poi ci sono dei prodotti che uso anche per il corpo, poi eventualmente farò un video separato magari per mostrarvi che creme metto sul seno, sul décolleté. E per stendere il siero utilizzo il roller di Giada, che mi trovo molto bene perché lo fa penetrare e, come posso dire, pialla tutto. Il collo, qualsiasi prodotto che mettete sul viso, ricordatevi che dovete metterlo anche sul collo, perché anche il collo invecchia, dobbiamo cercare di mantenere tutto al massimo della nostra bellezza. Aspettiamo che si asciuga un pochettino e poi vabbè, c'è la crema questa qua viso che vi ho detto e per gli occhi sto usando che mi trovo molto bene Fast Response Eye Cream. Questa qui è una crema di MAC, forse ve l'avevo già mostrata, che è praticamente per gli occhi, che proprio toglie anche la stanchezza, quindi applico anche quella. Allora, c'è tanta gente che dice non vanno applicati i prodotti sugli occhi. Allora, certi prodotti magari un po' forti, no, non vanno applicati sopra gli occhi, ma siccome questa qui è proprio antistanchezza e tutto quanto, io lo applico anche sulle palpebre, perché comunque pure la palpebra si secca molto ed è importante mettere la crema idratante, soprattutto per chi ha eccesso di pelle. Poi vi mostrerò delle attrici, delle VIP che hanno eccessi di pelle in un video che vi avevo già accennato nella rassegna stampa, difetti, cioè difetti dei tipi di occhi diversi da quel prototipo normale. Ecco, questa qui è una crema ottimissima. Questa serve anche per correggere i piccoli errori del make-up. Poi un'altra volta ve lo mostrerò. E poi metto la cremina, questa qua della sempre loro. Vedete, io non ho bisogno dell'applicatore, ho le unghie. Non ho bisogno della spatolina per prenderlo dentro. Sempre con delicatezza e non far così, eh. E poi vabbè, un po' a spalmare e poi verso l'alto, sempre. Questa poi abbastanza si asciuga subito, però si sente che è bella nutriente, non idratante, proprio bella corposa. E è importante anche la fronte, applicare bene la crema. Semmai se poi non basta ne applicate altra. Io poi ne metto un pochettino qua sul palmo della mano, così. A volte anche a picchiettare un pochettino fa benissimo. Allora, c'è un trucchetto che ho trovato antirughe che mi sembra molto buono senza andare a spendere tanti soldi. Adesso queste sono delle maschere della Balea che avevo a casa, soltanto che poi vi mostrerò, perché spesso le faccio la sera mentre sto al computer, vi mostrerò come funzionano perché ci sono degli escamotage per applicarle. E devo dire che mi sembrano molto buone, quindi poi vi mostrerò qualche trucchetto. Allora, altre due cose che prima di andare a letto applico sono aluzzo totalmente le labbra. Questo qui è un olio di chicco che mi sono trovata benissimo e purtroppo sta finendo, vedete, ce n'è poco proprio alla fine. Dovrò ricomprarlo. Se non ce l'hanno loro lo troverò da qualche altra, ce ne sono tanti in giro di questi oli. E poi il collirio, ma un collirio leggerissimo proprio, Afomil, questo qui è rinfrescante, vedete, lenitivo, proprio leggero, però vabbè, ognuno poi c'ha il suo collirio e anche questo serve perché tiene idratati gli occhi. Se tenete idratati gli occhi non si seccano, quando magari vi svegliate pure non strizzate gli occhi, quindi anche il collirio è lenitivo, leggero e antirughe, pensate voi. Ultimo step, quando le creme si sono asciugate, applico questo siero per le ciglia. E devo dire che non mi sembra niente, niente male. Vediamo, poi vi saprò dire. Non, cioè, di sieri ce ne sono tanti, dovete andare a vedere un po' lì e curiosare quello che poi. Inutile che andate a prendere quello da 50 euro perché una via di mezzo. Il video è terminato. Avete visto i prodotti, non è che sono molti. Temi, Lady, che prodotti utilizzi prima di andare a letto?
La Milady si lava i denti, poi un'altra volta vi mostrerò come lavo i denti ai pelosi tutte le sere, perché anche loro hanno bisogno di cure ovviamente. E mi mostrerò poi naturalmente anche altre routine. Questa è la Christmas routine, la routine del periodo natalizio con questi prodotti. Poi ogni tanto io cambio perché mi stufo un pochettino ed è giusto anche perché poi la pelle si abitua ai soliti prodotti e dopo non fa più effetto. Un bacione. Ciao, ci vediamo molto presto con un altro video.